Forse una chiave è stata appunto subire il gol del 2-0 già nel primo tempo. Forse andando all'intervallo sotto soltanto di un gol potevate anche mentalmente giocare in maniera diversa. Invece forse non, qualcuno di voi non ci ha più creduto dopo il secondo gol subito. No, anche nello spogliatoio abbiamo creduto sempre. Eravamo sempre insieme, la squadra non ha mollato secondo me, ma contro un Milan così non puoi fare tanto. Le tue condizioni fisiche, sei uscito nell'intervallo per scelta tecnica o avevi qualche problema fisico? Avevo un piccolo problema, mi dà qualcosa fastidio, ma non era... Cioè, per domenica siamo tranquilli, non c'è problema? Spero di sì, ma dobbiamo vedere domani, dopodomani. Ma una botta, un problema muscolare, cos'è? No, il ginocchio mi ha girato un po', ciao. Mi ha fatto un crack, ma non so veramente cos'è. Poi mi ha dato sempre fastidio e anche il mister ha fatto bene che mi ha tolto perché ero anche diffidato. Ecco, tutto se il campionato, guardando la notte positiva, il campionato finisse oggi, il Torino sarebbe comunque salvo, quindi è ovvio che c'è un po' di illusione per questo risultato, però il Torino ha ancora tre squadre alle spalle, questo è importante, no? A livello psicologico. A livello psicologico, chiaro, perché oggi abbiamo giocato contro una squadra più forte in Europa che c'è. Puoi perdere sempre, ma non così, chiaro. Io penso che sta sconfitto, non ci dà tanto problemi o qualcosa, ci dà più forza. Anche perché l'andata col Milan avete fatto un'ottima partita, quindi forse anche il Milan l'avete incontrato nel momento peggiore, il Milan in grande forma, no, in questa fase. In grande forma se li lasci giocare, noi abbiamo li lasciato giocare, così sono in grande forma, sì. Ci aspettiamo domenica per festeggiare il tuo rinnovo fino al 2012, che sei del Torino, magari con un gol finalmente che aspettiamo da tempo. Con Siena. Come detto, è importante vincere, non che cosa faccio io, come gioco io, come giochiamo altri, la squadra è importante salvare.